Ciao a tutti, io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Cosa vi ho preparato oggi? L'avevo promesso e l'ho fatto. La mia dolcissima Nutella. Eccola qui. La Nutella fatta con le nocciole. E per fare la differenza con l'altra ricetta che ho già preparato, la chiamerò crema di nocciole. Una vera delizia. Io questa l'ho già fatta, l'ho già messa sui miei panini al latte e la potete tranquillamente utilizzare anche in qualche dolcino, in mezzo, nei muffin, insomma veramente una grande versatilità. Durante la lavorazione della ricetta ho dato qualche consiglio che ripeto nell'introduzione. Allora, questa è morbida, è una crema molto morbida e io l'ho fatta cuocere perché mi è piaciuto di più il sapore rispetto a quella che ho fatto senza farla cuocere, perché l'ho ripetuta più volte ovviamente, mi è piaciuta e l'ho ripetuta. Se volete che sia ancora più cremosa potete aggiungere a filo un po' di olio di cocco tranquillamente senza porvi alcun problema e comunque ripeto, già così è molto morbida. E poi la dolcificazione. Io ho messo l'eritritolo, ma se volete renderlo ancora più dolce potete aggiungere qualche goccina di o stevia o tic, quello che voi preferite ovviamente, e poi basta. Sono venuti fuori 3 vasetti da 190 grammi ciascuno, quindi potete tranquillamente, per evitare le muffe, metterne 2 nel congelatore e 1 in frigo, poi quando sarà finito tranquillamente fate il cambio, ok? Cos'altro aggiungere? Nient'altro. Ricordate sempre che sotto al box troverete i link di tutte le cose che occorrono, di tutti gli ingredienti e tutte le informazioni necessarie. Io ho fatto un calcolo, ogni volta che ho utilizzato una porzione era circa da 10 grammi, quindi ho calcolato che su 570 grammi di crema di nocciole totale possiamo fare tranquillamente 57 porzioni da 10 grammi ciascuno, giusto per calcolare i macro per chi fosse a dieta e vuole stare attento a quello che mangia, va bene? Mi fermo, anche questa volta non aggiungo altro. Mi raccomando, mettete un like se vi sarà piaciuta la ricetta, condividete con le vostre amiche, iscrivetevi al mio canale innanzitutto e attivate la campanellina, così potrete sapere sempre cosa preparo oggi. Vi saluto con un baciotto saccaroso, quello che non fa ingrassare. Beh, buono. Allora, per questa crema di nocciole ho già preparato 225 grammi di nocciole, ma se ne avete 250 va già bene lo stesso, con 150 ml di olio, 100 g di eritritolo a velo, quindi lo dovete passare nel robot, 50 g di cacao amaro, io ho scelto questo della Lidl perché ha soltanto 8,8 g di carboidrati per 100 e la vanillina. Quindi possiamo anche cominciare subito. Ok, la prima cosa da fare è passare le nocciole al robot con una velocità molto forte e assicurarsi che diventi tutto molto sottile. Quindi cambio subito le impostazioni e metto velocità massima 10. Ecco qui, voglio farvi vedere che gli oli della nocciola sono venuti fuori. Eccoli qua. Infatti è diventato praticamente una crema. Io approfitto e metto gli ingredienti. Adesso aggiungo l'olio di cocco. Aggiungo la vaniglia. Aggiungo l'eritritolo a velo.
poi aggiungo il cacao amaro. Cambio le impostazioni di velocità, metto 7, ho chiuso già il coperchio. Per me va bene così, controlliamo. Bellissimo. L'altra volta avevo a disposizione 250 grammi di nocciole, adesso solo 225, quindi farò una cosa, aggiungerò un po' di cacao amaro per renderlo un po' più asciutto, per recuperare e ottenere un po' più di solidità e cremosità. Ho aggiunto altri 60 grammi di cacao amaro. Ok, adesso lo lavoriamo un altro po' lentamente. Ecco qui, 3 tranquillamente, poco poco. A questo punto lo faccio cuocere a 100 gradi, 105, per qualche minuto. Aspettiamo che salga la temperatura. Ovviamente, come dico sempre, se non avete un robot bellissimo come questo, potete fare tutto quanto in pentola anche con un termometro da cucina da 2 euro. Poi, per quanto riguarda la dolcificazione, sapete già che potete regolarla a vostro gusto e piacimento, più amaro o più dolce. Utilizzate sempre i dolcificanti che gradite di più, tipo Tic o Stevia se la gradite, e basta. Cos'altro aggiungere? Farò trascorrere i 5 minuti, adesso lo imposto così non mi confondo. Ecco qui, e per me è ottimo, ho fatto veramente un capolavoro. Ed ecco qua, lavoro terminato, ora dobbiamo soltanto metterlo nel nostro bellissimo bicchierone. Ed eccolo terminato. Bellissimo, vero? Ok, adesso vi mostro come si fa. Qualora fosse un po' troppo denso, tranquillamente aggiungete un filo di olio, un cucchiaino, niente di più, di olio di cocco, quello MCT, perfetto, vedete? E lo girate un po', quello poi si assesta, va bene? Quindi informazione utile, semplice e alla portata di tutti. E come potete notare, il risultato è quello che io desideravo e sono venuti fuori 3 vasetti da 190 grammi ciascuno. Ok? Ed allora è proprio con questo che vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta con un baciotto saccaroso che non fa ingrassare. Ciao!